Via libera da parte dell'Europa allo schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti lattiero-caseari in Italia. La Commissione non ha sollevato rilievi o obiezioni entro il termine previsto dei 3 mesi. Questo sistema, in vigore dal 1 gennaio 2017, consentirà di indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. È un passo atteso da anni, ha dichiarato il ministro Maurizio Martina, che ci consentirà di valorizzare il lavoro dei nostri allevatori e di tutta la filiera lattiero-casearia. L'Italia si pone così all'avanguardia in una sperimentazione sulla massima trasparenza delle informazioni al consumatore. Il nostro obiettivo, ha concluso Martina, è che questa legge sia poi estesa a tutta l'Unione Europea. Analizzando il decreto nel dettaglio, emerge che il latte o i suoi derivati dovranno essere obbligatoriamente indicati come materia prima in etichetta, in particolare sottolineando sempre il paese di mungitura. Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente dei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura, ad esempio origine del latte Italia. Sono esclusi soltanto i prodotti DOP e IGP, che hanno già disciplinari relativi anche all'origine del latte fresco già tracciato. Etichette dei prodotti alimentari al centro di un convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, un appuntamento importante per gli operatori del settore costretti a misurarsi con un argomento in continua evoluzione nell'ottica di una sempre maggiore protezione del consumatore comunitario. La normativa vuole assicurare sempre più che l'informazione del consumatore sia chiara, sia veritiera e sia trasparente. È bene comunque rivolgersi a un consorzio piuttosto che un'associazione di categoria, ma piuttosto che anche alla Camera di Commercio stessi, proprio per assicurare che le etichette siano conformi alla, diciamo, normativa in corso. Ministero delle Politiche Agricole e FAO unite per tutelare e conservare i paesaggi rurali e sviluppare conseguentemente un'agricoltura più sostenibile. È questo il punto focale del memorandum firmato tra i due enti in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Nel dettaglio, l'accordo prevede strumenti di cooperazione per individuare nuovi potenziali siti che rappresentino sistemi di patrimonio agricolo da conservare nel territorio rurale europeo, sviluppando strategie comuni per la tutela, la ricerca e la pianificazione destinata ad aumentare il valore economico di tali siti, in quanto esempi eccellenti di agricoltura sostenibile. Twitter, con il patrocinio del MIPAF, celebra il Made in Italy agroalimentare con la Italy Food Week, una settimana che fino al 20 ottobre sarà scandita dall'apposito hashtag. 7 temi diversi in una continua alternanza di tweet, che vanno dai prodotti di qualità al vino alla cucina stellata, senza dimenticare i temi sensibili come la lotta agli sprechi alimentari.